Ritrovati amici di Golf Television, puntata numero 322. Marco, beh, ospite una collega. Una bellissima collega che gioca benissimo a golf, ma soprattutto che sa tutto di golf. Brava Silvia Odisio, ben ritrovata, è il caso di dire, perché eri già stata nostra ospite forse l'anno scorso, credo. L'anno scorso. Allora, intanto, ben ritrovata, molto volentieri. Con Silvia Odisio oggi ci piacerebbe parlare di tanti argomenti. Uno, perché sei la responsabile della comunicazione della PGA italiana e quindi sapere anche il mondo dei professionisti come ha vissuto e come vivrà questo periodo di emergenza che ha colpito tutti. Poi è stata la settimana dello US Open con le nostre tre, io le chiamo sempre ragazze perché sono giovanissime, che da dilettanti hanno coronato un altro dei sogni della vita che ognuno ha quando inizia a giocare a golf. E poi ci sono tanti altri argomenti. Da dove vuoi iniziare? C'è anche un bellissimo Castelfalfi, parleremo e andremo in Toscana, poi lo ricordo ai nostri amici, lezioni di golf con Carlo Zappa, poi avremo le regole del golf, insomma è una puntata di quelle molto interessanti per tantissimi aspetti. Mi raccomando, le donne, aspettate che parliamo del golf femminile anche. Allora, subito, Silvia Odisio, il golf femminile come va in Italia? Domanda generica, ma credo che la federazione ha fatto qualche tentativo, forse troppo istituzionale, magari meno sul campo, non so. Tanto ben ritrovati a voi, è un piacere essere qui, grazie per l'invito, colleghi e amici. golf femminile italiano, diciamo che si assesta su una percentuale che è un po' quella europea del 25%, ma il potenziale è enorme e quindi poco sfruttato. In realtà la federazione ha lanciato un assist ai circoli, quindi ha dato uno spunto perché i circoli possano avere una proposta condivisa per le donne. Non abbiamo, adesso credo che siano passati, sono circa 32 i circoli, credo, e sono passati, mi pare, 2 anni dal lancio di questa iniziativa, o forse poco meno. E non abbiamo degli elementi, non abbiamo dei dati su cui ragionare dopo 2 anni. Il famoso progetto Golf Donna, anche se noi adesso vediamo delle immagini di golf a livello professionistico femminile, dello European Tour femminile, sono immagini di repertorio che abbiamo, ma però il progetto italiano è Golf e Donna, come progetto in rosa per in rosa, aumentare certamente. Le quote. Certamente, quindi una proposta creata ad hoc con delle caratteristiche. Io credo che qui manchi forse un tassello, come mancò al tesseramento libero, che fu un grandissimo momento per il golf italiano, una grande possibilità di promozione, ma mancò di comunicazione. Sarebbe stato una in proporzione a quanto avrebbe comunicato all'esterno, al grande pubblico. E questo è lo stesso, cioè i circoli sono pronti a ricevere le signore, le ragazze, le bambine, ma quanto viene comunicato all'esterno, quindi non fra di noi, fra chi gioca già, ma veramente al grande pubblico. Ecco, qui secondo me manca lo spunto per concretizzare poi dei numeri. A livello di esperienza personale, insieme a Marco, come Golf Television, siamo stati vicini a questo progetto nella parte organizzata da, ad esempio, il Franciacorta Golf Club, che ha organizzato quest'anno, con il Covid, è riuscito a organizzarne uno di evento, ma che ha avuto un notevole successo, perché comunque ha portato in campo quel giorno oltre 40 giocatrici, ricordiamo 20 che già giocano, ma 20 neofite, 20 donne
donne che non avevano mai preso in mano il ferro in vita loro e non avevano mai provato a giocare a golf, e alcune di queste si sono appassionate e hanno iniziato con le prime lezioni, quindi i risultati. Io credo che tutto venga un po' demandato anche ai circoli, che poi devono farsene carico. Oggi parleremo anche dell'Emilia Romagna, perché è nato questo consorzio Golf Emilia e lì sono tra i più attivi per i nuovi uomini o donne che siano però giocatori di golf o persone interessate ad avvicinarsi a questo sport. Ecco. Che oggi sei d'accordo che è il miglior toccasana per superare il Covid, il golf? Ma assolutamente, come... Cioè, se c'è un momento favorevole alla promozione di questo sport è questo, per varie ragioni, perché ha intanto ha dei risultati agonistici nel mondo, e negli ultimi 3 anni sono stati 44 i professionisti che hanno regalato un titolo all'Italia, quindi in campo internazionale, e abbiamo il progetto Ryder Cup e abbiamo questa situazione di distanziamento forzato, che è, cioè il nostro è uno sport che è già a norma di suo e sta vivendo un boom in altri paesi del nord Europa dove già i giocatori sono tanti. Però se in questo momento una famiglia dovesse decidere, per appunto genitori, figli, qualcosa da condividere in sicurezza, sicuramente la risposta sono poche, e una è il golf, dove hai 50 ettari e 150 certo. giocatori in contemporanea che giocano. Allora ci dobbiamo fermare un attimo, 50 ettari che ricordiamo sono 500.000 metri quadrati, quindi pensate quanti spazi, ogni 200 metri in lunghezza, provate a pensare, due campi di calcio uno in fila all'altro come lunghezza, ci possono stare 4 persone alla volta, non di più, proprio perché fisicamente se tiri rischi di beccare quello che c'è davanti, per cui se giochiamo a noi anche 150 non cambia, però no. Normalmente ci sono 200 metri di distanziamento tra un gruppo al massimo di 4 giocatori e un altro. Questo vi può dare una fotografia di come è stato invece l'ultimo weekend nelle grandi città per lo shopping natalizio. Ecco, quindi dire che il golf fa male, così come che è caro, che non è assolutamente vero, ma qui bisogna fare 18 trasmissioni, lo ripetiamo sempre. Fidatevi comunque, costa poco giocare a golf, ce n'è per tutte le tasche. Ci fermiamo un attimo e poi nuovamente insieme a voi con Silvio Audisio, ospite di questa puntata di Golf Television. Beh, settimana scorsa c'era Silvia al tuo posto, Roberto Ballini, il presidente dell'AIAG, dell'Associazione Italiana Arbitri di Golf, che è il grande arbitro internazionale che cura un po' la nostra rubrica, quella delle regole. E allora andiamo insieme a lui oggi a vedere una rinfrescata su una regola, perché molte volte hanno dei dubbi, ci scrivono, ma la differenza tra il paletto giallo e rosso, come droppare la palla quando finisco in quest'area di penalità, perché sai che sono cambiate anche le terminologie adesso. Allora andiamo a vedere che cosa ci ricorda il buon Roberto Ballini. Da Golf Television e da Roberto, ciao a tutti. Abbiamo ricevuto diverse richieste per una volta di più chiarire la differenza che esiste tra il picchetto di colore giallo e il picchetto di colore rosso. Entrambi i picchetti indicano che qui siamo nelle vicinanze di un'area di penalità. L'area di penalità può essere qualunque cosa che il comitato ha dichiarato come tale, sia che vi sia l'acqua, quindi che fosse un fosso, un lago, un mare, quello che volete, ma anche una semplice zona dove non è consentito al giocatore entrare a giocare, o e diventa pericoloso, oppure non è logico che il giocatore possa giocare da quell'area, e quindi il comitato ha dichiarato area di penalità, e questa può essere gialla o può essere rossa. La differenza qual è? La differenza è che con il picchetto rosso rispetto al picchetto giallo abbiamo un'opzione in più. Cosa significa? La mia palla attraversa un'area di penalità per l'ultima volta in una zona di linee gialle o picchetti gialli e dropperò in due modi ben precisi.
rifacendo il colpo dove ho fatto il colpo precedente, quindi il famoso colpo di stanza, oppure indietro quanto voglio senza limite alcuno. Indietro quanto voglio significa tenere il punto dove la mia palla ha attraversato per l'ultima volta il margine dell'area di penalità direttamente con la bandiera. Andrò indietro quanto voglio e dropperò la palla. Queste due opzioni le trovo anche per l'area di penalità rossa, che normalmente viene indicata come area di penalità laterale. Questo cosa significa? Che in più, come ho già detto prima, oltre a queste due opzioni, quindi colpo di stanza, indietro quanto voglio, ho la possibilità di droppare dal punto dove per l'ultima volta la palla ha attraversato il margine dell'area di penalità, droppare entro la distanza di due bastoni. Questa è la differenza. Quindi entrambe le aree di penalità hanno le due opzioni, indietro quanto voglio o colpo dove ho fatto il colpo precedente, quindi colpo di stanza. In più, con l'area di penalità rossa posso droppare entro la distanza di due bastoni. Speriamo di essere stati chiari. Se vi fossero dei vostri problemi che volete che ai quali vogliamo dare delle risposte, scriveteci pure. Da Gol Television e da Roberto, ciao a tutti. Beh, basta non andarci nelle aree di penalità e uno dice, no, posso, così semplice. Silvia, tu tra l'altro, devo ricordare, sei stata anche direttore di un mensile di golf, una bella esperienza così. Diciamo che il golf femminile ha avuto un impulso in questi ultimi 20 anni. Il gap tra il golf femminile e il maschile, di quanto si è accorciato? Ma direi che non si è accorciato molto. Lo vediamo oggi con le ragazze, per esempio. Cioè, c'è un gap che però è anche Europa-America. Le ragazze che oggi vediamo impegnate a livello amatoriale hanno un obiettivo: o iniziano a giocare e riescono a entrare nel circuito americano, oppure si sono date altri obiettivi, studiano e faranno altro. Perché fino ad oggi il circuito europeo era un mondo indietro rispetto a quello americano in termini di opportunità di competere e di denaro sul tavolo. Adesso a fine 2019 l'LPGA Tour americano e il LET, Ladies European Tour, hanno fatto un accordo, una joint venture, per cui insieme, quindi condivideranno, avrebbero già dovuto comunque condividere delle gare, condividere e creare più opportunità di gioco in Europa. E questo è sicuramente un accordo fantastico. Peccato sia stato fatto per iniziare la stagione del 2020, qualcosa c'è stato, ma viene... La mia domanda era un'altra, ma visto che tu sei una bravissima giocatrice, io ti chiedevo a livello tecnico. A livello tecnico? Beh, io direi, intanto in questi giorni si gioca lo US Open femminile e c'è una giocatrice giapponese che ha uno swing che è stato messo a confronto con quello di McIlroy e sono veramente molto molto simili, quindi reggere un confronto di quel tipo lì. Però la donna mette in campo cose diverse, per esempio lo vediamo, la maggior parte delle giocatrici di questa gara, massima gara a livello assoluto, sono asiatiche. Le americane sono adesso decisamente meno, non parliamo delle europee. Le asiatiche che cosa hanno? Non hanno montagne di muscoli, ma sono super elastiche, per esempio, hanno un fisico molto più diciamo reattivo per l'elasticità, e quindi diciamo la donna mette sempre in campo comunque abilità differenti, anche se guadagna metri, perché diciamo che ci sono giocatrici che tirano la palla a, non so, 280 yards, quindi diciamo 250 metri, ecco. E tante in questa gara tiravano 240 metri, insomma, quindi c'è potenza, ci sono abilità diverse e ci sono anche delle doti fisiche meno appariscenti, appunto, ma che pagano. Allora, hai parlato di US Open, che settimana scorsa ho visto anche le nostre tre italiane, le nostre tre ragazze, vale a dire Benedetta Moresco, Caterina Donne e Alessia Nobilio. Tra poco ne parleremo, anche perché avremo un collegamento per approfondire questo argomento,
con il contributo di Silvia Audisio, ma anche di un altro personaggio del mondo del golf italiano. A tra poco, restate con noi. Insieme i sogni si realizzano. Il nostro era costruire un ospedale per curare i bambini malati di leucemia. Il primo dove unire ricerca, cura ed assistenza per guarire un bambino in più. A Monza, il Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Ricerca, cura ed assistenza. Insieme. Questo è oggi il nostro ospedale. Scopri come aiutarci a guarire un bambino in più sul sito comitatomarialetiziaverga.it. Nuovamente in studio, ho detto prima, per parlare di Benedetta Moresco, Caterina Dona, Alessia Nobiglio, di quello che è stato lo US Open femminile con questo grande traguardo, tre giocatrici dilettanti italiane presenti nel massimo torneo mondiale di golf, quindi è un grande successo. Beh, dovevamo avere un grande personaggio. Quindi è in collegamento con noi in diretta Roberto Zappa. Ben ritrovato Roberto. Ciao Marco e buon pomeriggio, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, beh, tu sei coach delle nazionali italiane femminili, sei un ottimo allenatore, la tua Italian Golf Academy arriva a te. Commentatore. Commentatore televisivo, giustamente, anzi hai commentato anche questo evento. Allora, due cose in primis. Non è stato facile, ma credo che già esserci a un evento di quel tipo per queste tre ragazze sia un altro di quei sogni che si coronano nella vita e che servono da base per andare avanti poi a livello professionale. Esatto, è proprio quello che abbiamo detto con le ragazze prima di partire. La mia raccomandazione, Marco, è stata semplice. Ho detto, ragazze, innanzitutto ricordatevi che lì siete arrivate con le vostre gambe, in quanto la USGA nel 2020 per questa edizione ha scelto di invitare le migliori 20 amateur al mondo. Alessia la numero 8, Benedetta la numero 11, Caterina è adesso la numero 32, però al momento della chiusura dell'iscrizione era la numero 18. Quindi già essersi guadagnate con le proprie gambe, con i propri risultati, il diritto a partecipare, non stiamo parlando, è vero che nelle donne ci sono 5 major, però stiamo parlando di uno US Open, Marco, quindi probabilmente per quanto riguarda il circuito femminile mondiale, il major dei major. Quindi per me questo e per loro questo è già un grande traguardo che si sono meritate e è stato il motivo di essere già orgogliose di essere arrivate lì per poi dopo aver fatto una grande esperienza con queste professioniste. Come sono andate secondo te? Le hai scrutate, le hai commentate, le hai viste anche se a distanza in modo particolare? Qual è stato il loro punto di forza e dove possono aver trovato magari qualche difficoltà? Perché ricordiamolo, non hanno superato il taglio tutte e tre, ma ripeto, forse l'esperienza, l'emozione, anche se abbiamo una Nobiglio che arrivava anche dalle Olimpiadi, voglio dire, quindi da esperienze forti. Però ogni gara e ogni storia, per ogni singolo sport ha la sua motivazione e anche la sua pesantezza sulle spalle, insomma, non è così semplice andare in campo sereni e rilassati.
Dunque vi do due numeri giusto per capire un po' meglio di cosa stiamo parlando. 6.200 metri è la lunghezza, è stata la lunghezza dei due percorsi, perché non dimentichiamolo che tra l'altro hanno giocato su due percorsi, il Jackrabbit e il Cypress, e quindi una difficoltà in più perché comunque arrivando dall'Europa devi fare quattro prove campo per riuscire ad adattarti su tutti e due i campi. Mediamente, giusto per darvi un riferimento, le gare che si giocano in Italia e in Europa a livello amatoriale si aggirano sui 5.200, massimo 5.400 metri di lunghezza di percorso. Quindi stiamo parlando di 1.000 metri in più di lunghezza di campo, che fa una differenza estrema, con condizioni anche totalmente diverse di quelle che siamo abituati a vivere in questo periodo dell'anno in Europa, ossia fairway rasatissimi, molto duri, green duri e veloci, con parecchi bunker, si giocavano tanti ferri 4, ibridi 3 al green, e lo abbiamo visto fare anche dalle migliori campionesse del mondo. Se mettiamo assieme un po' questo cocktail di difficoltà, io reputo innanzitutto il 71 nella seconda giornata di Benedetta Moresco un vero e proprio capolavoro. Vero. Molto brava è stata anche Caterina, che ha chiuso il 74. Alessia ha avuto una settimana, no, per carità, non ha giocato bene Marco, abbiamo visto gli score. Devo però dire che Alessia in questa settimana ha dovuto altresì sostenere degli esami per l'università che frequenta online dall'inizio di settembre. Stiamo parlando di UCLA, e quindi quello che doveva fare Alessia non appena ultimato il giro era correre in camera, collegarsi online per dover fare anche questi esami. Quindi chiaro, io reputo chiaro. L'esperienza di tutte e tre davvero molto buona, e come ho detto all'inizio, la felicità di essersi guadagnate il diritto di giocare a questo torneo è il motivo che deve diciamo così supportare ulteriormente le nostre atlete per quello che sono riuscite a fare. Roberto, come possiamo inquadrare il nostro golf femminile rispetto al resto del mondo? E di nuovo usiamo un paio di numeri, Marco, per capire di cosa stiamo parlando, perché noi abbiamo a livello agonistico 100 ragazze che di fatto svolgono attività agonistica sotto i 18 anni, e quindi è un numero veramente basso, è un numero su cui dobbiamo lavorare. La Federazione Italiana Golf sta lavorando al progetto Golf e Donna, il Golf e Donna, cercando di inserire più campi nel tentativo di avvicinare più ragazze, più donne possibile a questo sport. Noi ne abbiamo tanto bisogno perché dobbiamo aumentare quel bacino iniziale, portare ad almeno 200-300 giocatrici under 18 a fare livello agonistico, e da lì poter proseguire con i nostri programmi di allenamento, parlo nostri in termini di squadra nazionale, che effettivamente risultati alla mano negli ultimi anni hanno dato delle ottime soddisfazioni. Ecco, Cecilia, credo che voglia farti una domanda. Sì, Roberto, volevo chiederti, notavo che dopo il secondo giro allo US Open nelle prime 20 c'erano 6 giocatrici amateur, che è un numero piuttosto importante. Secondo te perché? Forse oggi la giocatrice amateur ha un livello di preparazione che è molto simile a quello di una professionista, quindi probabilmente poi nel momento del passaggio è già una professionista fatta e finita. Pensi che sia questo o ci sono altre ragioni per un riscontro così importante? Sono d'accordo, Silvia, sono delle semi-amateur in realtà, perché comunque il livello dove competono normalmente in Europa, ma anche nei college americani, è davvero molto, molto alto. C'è da notare che 3 di quelle 6 che hai citato che hanno superato il taglio sulle 24 partenti sono svedesi, e questo è un particolare che io sto studiando da tantissimi anni, e quello che noto soprattutto nelle giocatrici svedesi è proprio come possiamo definirlo, una cattiveria agonistica che è davvero unica in tutto il mondo. Sono delle ragazze che hanno, al di là della preparazione atletica, ma anche le nostre non sono da meno, hanno questa determinazione, questa marcia in più che le contraddistingue tutti gli anni nei campionati d'Europa, ma anche nei tornei mondiali, e in questo caso addirittura in uno US Open. Però concordo con te, perché di fatto stiamo parlando di giocatrici amateur che in realtà sono delle semi-pro.
Bene Roberto, noi ti ringraziamo per questo collegamento, ci hai dato anche un assist perché dicendo che Alessia ha finito di giocare correva in camera perché insomma, ricordiamolo, sta studiando all'università ed è molto importante. Diciamo che gli italiani hanno avuto in questi ultimi anni e le italiane come ragazze tante occasioni di borse di studio, sia ragazze che ragazze. Quindi è un appello in più, noi andando in onda sul digitale terrestre in chiaro, quindi ci vedono anche i non golfisti, avvicinarsi al golf è facilissimo, i costi sono veramente bassi soprattutto quando si comincia per i ragazzi. Ci sono 10.000 agevolazioni, ma non dimenticatevi che può aprire le porte anche per una carriera scolastica importante a livello di università. Sì. Abbinata allo sport, perché sappiamo cosa molto importante lo sport in questo America. Marco, bravo, giusto? Sì, corretto, molto importante, va sottolineato. Se poi posso essere un pochino più diretto, te lo traduco in migliaia di euro. Sono borse di studio che valgono mediamente dai 60 ai 70 mila euro all'anno. Esatto. Moltiplicali per 4 anni e abbiamo fatto il conto. Grazie Roberto, credo che grazie sia stato a voi, molto... a presto. Buon lavoro, grazie ancora. Ciao. Beh, una borsa di studio in America, ma che poi, proprio perché non c'è molta selezione attualmente in Italia, i numeri sono abbastanza limitati, si riesce ad emergere, non dico facilmente perché non c'è nulla di facile, però oggi il golf è un po' sdoganato, Silvia, non so se sei d'accordo, da quelli che erano gli stereotipi di qualche anno fa, lo sport dove serviva avere comunque un determinato portafoglio per avvicinarsi, oppure oggi esiste il golf alla portata di tutti, per tutte le tasche, poi se una ragazza è brava e inizia a giocare in un circolo dove spende magari anche 700 euro all'anno e costa meno che andare in palestra e si appassiona, poi voglio dire ci sono tanti altri step, considerato che per i giovani, queste sono le cifre per gli adulti, ma per i giovani esistono dei vantaggi e delle promozioni non indifferenti nel golf italiano. Certamente, certamente, e non dobbiamo però dircelo fra di noi, dobbiamo farlo sapere fuori, e infatti siamo qui per quello. noi abbiamo veramente tante opportunità per i nostri ragazzi nei circoli, ragazzi, ragazze, e tra l'altro parlavamo di PGA italiana. Ci sono alcune cose non fatte quest'anno per impossibilità, ma pronte. Una di queste è una proposta al grande pubblico, si chiama Family Fan Tour, una proposta di presenza nei centri commerciali per avvicinare insomma con tutto un piccolo percorso all'interno, un percorso di registrazione, di informazione, una parte dedicata al PAT e alla fine anche gioco lungo. Quindi con i maestri di PGA italiana e con un'organizzazione ben pensata, ben strutturata, avremo una promozione nei centri commerciali. Brava, questo ti faccio un applauso, sai perché? Perché diversi anni fa, quando organizzammo come Golf Television il primo Rocca Day di Costantino per celebrarlo, la presentazione di quell'evento era stato fatto chiaramente nel suo circolo di nascita, l'Albenza, però anche con Chiara Rocca, avevamo una bella organizzazione in quella prima edizione, la presentazione ufficiale fu fatta in un centro commerciale, non faccio pubblicità, ma enorme, e ci fu tantissima gente che in quei due weekend con il pallone della federazione a disposizione provarono a giocare a golf. Il giorno che Costantino arrivò e raccontammo la sua storia, il famoso Pat di St. Andrews, ma quello che era la sua storia, che da persona tranquilla, normale, umile, se vuoi, era diventato il miglior giocatore di golf italiano in quel momento, e comunque di grande fama, vedevi la gente che si avvicinava con curiosità. Il centro commerciale credo che sia uno dei veicoli più importanti. Per esempio una fiera che è stata fatta da alcuni maestri PGA italiani è stata Seridò a Brescia, che è una fiera che ha un'affluenza incredibile, dura anche tanti giorni, e i ragazzi lì hanno provato veramente tanti. Quello è importante. Ci dobbiamo fermare un attimo, tra poco nuovamente in studio con Silvia Audisio, anche perché andremo in Toscana insieme a lei, parleremo di una gran bella inaugurazione che c'è stata di recente, proprio qualche mese fa. Poi c'è anche il maestro, eh? Attenzione. Lezione di golf.
Rieccoci nuovamente in studio. Oh, io vorrei subito a questo punto parlare con Silvia, prima di andare alla lezione di golf, di quella che è stata un'inaugurazione meravigliosa. Perché? Perché c'è ancora chi investe nel mondo del golf. Cosa succede? Raccontaci che cosa è successo a Castelfalfi, questo borgo storico che io lo considero un gioiello, forse anche, non me ne vogliano gli altri, ma decisamente uno dei campi più belli in Italia in assoluto, per fascino. C'è quella Buca 9 che è uno spettacolo che ti ripaga la vista e la fatica di arrivarci, soprattutto perché è un campo molto impegnativo. Soprattutto per noi due, per lei no, perché lei va. A noi, oltre a tirare dritto, noi che tiriamo già storta anche. Beh, intanto è un luogo magico, è un luogo incredibile, e in mezzo a questa tenuta immensa ha trovato spazio già a fine anni 70 il golf, ma poi nel 2007 è stato tutto completamente valorizzato da TUI, quindi il più grosso operatore turistico al mondo tedesco, che ha rimesso a posto un borgo, il suo castello, ha rifatto, ribaltato completamente le buche che vediamo. È veramente con servizi di altissima qualità, un albergo 5 stelle e tutti i servizi sono all'altezza, quindi dal golf a qualsiasi altra attività ecco, si voglia fare. Ecco, c'è stata l'occasione per l'inaugurazione della nuova clubhouse, giusto? Esatto, quindi diciamo che tu, proprio in controtendenza con quello che è stato questo anno difficile, invece ha messo un altro tassello al campo da golf, inaugurando una clubhouse veramente bella, una clubhouse tutta vetri, dove si mangia benissimo, che guarda sul campo, e per farlo ai primi di ottobre, quindi in un momento ancora difficile, ancora più difficile perché stava rimontando tutto il nostro problema, ha fatto un'inaugurazione internazionale, quindi meno, i primi di ottobre fa. Con attori internazionali, da imprenditori a giornalisti, tour operator, ed è stato un bel assist anche per il comparto del golf italiano, certo. No? Perché comunque si è parlato d'Italia, si è parlato di Toscana e questo è veramente un posto incredibile, con anche un rilancio ulteriore della persona presente, era presente di TUI un membro del board, e ha detto vogliamo avere 36 buche per la Ryder Cup. Beh, allora diciamo già per la Ryder 18 Cup buche. Per il tempo in cui sarà giocata la Ryder Cup. Sai che cosa ricordi? Oggi sono 27. Sono 27, ma ricordo anche una cosa, c'è il championship, quello di campionato, dove abbiamo fatto anche i nostri campionati italiani giornalisti qualche anno fa, abbiamo fatto anche una prova del nostro challenge, ed è un campo meraviglioso perché ti mette veramente alla prova, ma ha dei panorami e degli scorci stupendi. Una volta abbiamo giocato le Lake, che sono le altre 9 buche, per farne 27, ed è un percorso stupendo. Cioè, forse non tanto pubblicizzato, ma sono 27 buche, una più bella dell'altra. È quello che io dico. È proprio con due caratteri distinti. Ma infatti, belle, Mountain belle, ti belle. Dà già il nome, Mountain esatto. Ti dà già l'idea di il quanto Mountain, sia che è dove... su e giù. E lake è più dolce, appunto, belle, con più acqua, veramente e un belle. Pochino più aperto, e ognuno ha il suo. E poi la Toscana che ti offre tanto ben di vita, giocato fuori dal campo. Pochi minuti da San Gimignano, un'ora da Firenze, un'ora da Pisa. Inizio una trattoria dove fanno una bistecca fantastica sulla strada tra Castelfalfi e San Gimignano. Si mangia bene a Castelfalfi, si può andare a fare la bistecca giusta, eravamo andati, è una cosa fantastica. Marco, San Gimignano. Al di là San Gimignano, penso in tutti i golf italiani, almeno quelli che abbiamo visitato noi, si mangia molto bene. Tu poi hai fatto addirittura una rubrica, quindi lui sa tutto cosa si mangia in quel golf o in quell'altro. Però è tanta roba. Sei d'accordo se facciamo una lezione di golf, Silvia? Andiamo a vederci un attimo una lezione di golf. Magari. Con il anche se a te non interessa. Magari. Si spiega oggi, visto che è il periodo invernale e soprattutto si gioca il mattino presto, c'è tanta rugiada. Cosa cambia in un approccio cortissimo, quando sei 2 metri o poco più fuori dal green, con la bandiera corta? Come giocarlo a differenza dell'estate? Andiamo a vedere.
Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Oggi andiamo ad analizzare un colpo semplice, però questo ci fa capire la diversità del colpo nelle varie stagioni. Ricordiamoci sempre che lo stesso colpo, nella stessa posizione, cambia dalla mattina al pomeriggio, dall'inverno all'estate. Questo perché? Perché ci troviamo a bordo green alla buca 8, abbiamo un paio di metri di avant green e poi abbiamo il green. In condizioni standard, in questa posizione io avrei giocato il putt. Con la bandiera così vicino è il colpo più semplice da andare a giocare, è il colpo che non ci crea casini, perché con il putt non possiamo far flappa, non possiamo far top, andar male, butto la palla a 50 cm, faccio i due colpi e vado alla buca successiva. Oggi non posso giocare putt, perché? Perché c'è la rugiada andrebbe a rallentarmi troppo la palla. La rugiada mi rallenterebbe troppo la palla e io faccio fatica a trovare il rotolo corretto e quindi sono obbligato a giocare un approccio. Ecco che quindi cambio la tipologia di colpo in base a quello che trovo davanti. Impugno il bastone corto perché è un piccolo ciperino, mi metto sempre ben piegato davanti a palla, studio anche la pendenza del green, vado a capire dove farla rimbalzare, tengo le mani verso la gamba sinistra, la palla è appena a destra. Posso avere uno stance, ricordiamo che lo stance è la sola posizione dei piedi, uno stance leggermente open mi dice che il piede sinistro è poco più indietro rispetto al piede destro, il pugno bastone leggermente più corto, andiamo a vedere quello che è lo stance è la sola posizione dei piedi, quando noi parliamo di stance è la posizione dei nostri piedi. Posso avere uno stance leggermente open, leggermente aperto, cosa vuol dire? Che in uno stance leggermente aperto il piede sinistro si trova poco più indietro rispetto al piede destro. Posso tranquillamente giocare il colpo allineato, quindi con le linee parallele, se no il piede sinistro poco indietro, l'importante è che spalle e fianchi rimangano sulla stessa linea. Tengo le mani verso la gamba sinistra, faccio due o tre prove, le posso fare anche guardando l'obiettivo, così cerco di capire se l'ampiezza dello swing è quella corretta oppure no per la distanza che devo fare, rimango poco in appoggio a sinistra e vado a giocare il mio approccio. Sono riuscito con questo bastone a saltare il primo pezzettino e a far rotolare la palla. Se avessi giocato il putt avrebbe rotolato dall'inizio, avrebbe preso tutta la rugiada, non sarei riuscito a controllare il rotolo e a mettere la palla vicina. Vi aspetto alla prossima puntata. Allora, abbiamo accennato all'inizio di Golf Emilia, che cosa vuol dire? Intanto c'è un bellissimo logo e non si limita poi solo a questo il progetto, il nuovo progetto di questa Newco come nuova società, quindi eccolo qui, Golf Emilia, vedi? Racchiude quelli che sono un po' i circoli fondatori di questa nuova iniziativa, vale a dire abbiamo il Ducato di Parma, Salsomaggiore, Le Fonti, Modena, Croara e San Valentino. Nasce quindi un nuovo modo, una nuova via per giocare a golf, come dice il claim, no? Che abbiamo appena visto in questo logo, perché amministratore diventa Alessandro Carrara del Parma Golf Experience, perché racchiudono tre realtà golfistiche, oltre a Salsomaggiore, il Ducato e quella di Vigatto, che serve proprio come inizio per i neofiti, ma comunque come buona base d'allenamento. Saranno una serie di iniziative per chi aderisce a Golf Emilia a favore chiaramente e per cercare di ridurre le distanze tra i vari circoli, quindi dare più opportunità per i golfisti, avere dei trattamenti super agevolati e poi, come tutte le cose, ormai è una moda in Italia perché i circoli campano, come si suol dire, sulle gare, è quella anche di organizzare comunque un circuito di 40 appuntamenti che sarà organizzato da Underpar, la società che è già titolare di UpTour Series piuttosto che del World Golf Challenge Tour, che sono grandi eventi per gli amateur. Quindi speriamo che sia una di quelle iniziative che troverà terreno fertile
io dico sì per agevolare i golfisti, ma soprattutto per stimolare nuovi arrivi nel mondo del golf, nuovi praticanti, perché altrimenti non si risolve molto il problema. E ti consentirà anche di poter fare la tessera federale. Sono curioso di vedere come collaboreranno bene con la Federgolf Emilia Romagna, comunque lunga vita a questa nuova iniziativa, perché più iniziative ci sono, credo, è meglio è per tutti, o sbaglio? Sì, assolutamente sì. Effettivamente, come dicevi tu, la palla passa ai circoli a un certo punto, no? E quindi il circolo deve essere sempre presente sul territorio, propositivo, avere idee, creare opportunità. Però serve l'aiuto anche della mamma federazione, certo, come dicevi tu, perché se non si fa una bella promozione, sì, alla fine i circoli non hanno i mezzi per poter soprattutto per cambiare su larga scala la mentalità e l'approccio a questo sport, che il suo contenuto finora non l'ha comunicato tanto. Ecco, infatti vedi, io proprio la domanda che ti volevo fare era proprio questa, visto che siamo in argomento, tu che sei anche un'esperta di comunicazione, perché possiamo dire tranquillamente che per un ottimo rilancio del golf questa potrebbe essere la parola base, la comunicazione. A tuo giudizio, com'è la comunicazione oggi del golf italiano e come dovrà cambiare? Beh, la comunicazione del golf italiano, parliamo a livello istituzionale, manca un piano, un progetto, cioè comunica attraverso, cioè la federazione ha fatto una cosa importantissima, quindi riuscire ad avere la Ryder Cup. Riuscire ad avere la Ryder Cup vuol dire che intanto il golf ha portato... Siccome l'Italia non è nota nel mondo per il golf. Ti interrompo solo un secondo per i nostri amici che non ci seguono, che non capiscono poco di golf. Se si fermano per le immagini. La Ryder Cup è l'evento mondiale più importante che avviene ogni due anni. Una sfida tra Europa, praticamente, e Stati Uniti a golf, con i migliori giocatori al mondo che giocano per la bandiera e non per gli ingaggi, per i soldi. Ed è veramente il terzo evento mediatico televisivo più importante al mondo. Stiamo parlando di un evento, è come se, buon Massimo De Luca lo disse una volta, i mondiali di calcio fossero organizzati da San Marino. Ecco, questo dà un po' la dimensione di che cosa significa avere la Ryder Cup, certo, in Italia. Quindi riuscire ad averla in Italia, ad aggiudicarsela, è stato un passaggio fondamentale. Poi quindi il mondo ha detto, l'Italia, il golf, come mai? Quindi ha portato l'Italia, il nostro golf, all'attenzione di tutti i giocatori. Ora bisogna lavorare su questo, creare anche una base maggiore in Italia, e tutto passa attraverso questa parola che tu hai detto, attraverso la comunicazione. Attualmente non vedo un piano sul tavolo di comunicazione. Naturalmente la comunicazione ha dei costi, bisogna tenerne conto, però non è un one shot, è un lavoro che deve essere fatto quotidianamente, deve passare attraverso, cioè le persone vanno portate a giocare, perché è vero avere l'ispirazione. Noi, devo dire, siamo passati attraverso personaggi incredibili. Partiamo da Rocca, che era noto in tutto il mondo ma non in Italia, riceveva lettere, allora lettere da tutto il mondo, ma qui nessuno sapeva chi fosse. Abbiamo avuto Edoardo Molinari, che ha vinto lo US Amateur, una gara con un pubblico pazzesco, e per un ragazzo è il massimo, e anche questo non è passato. Francesco si è fatto un po' più strada da solo, però diciamo tutte queste esperienze andrebbero valorizzate di più, quindi portare, come potrebbe essere appunto Alessia Nobiglio per una ragazzina, è sicuramente una fonte di ispirazione, però io devo riuscire a raccontarla, a mettere in evidenza i suoi valori e a portarla a un pubblico che poi venga invitato a provare, perché il golf va provato. Hai detto bene tu, one shot non serve nessuno, un colpo sparato così, cioè avere Chico Molinari a uno mattina magari per una volta e poi nessuno parla di golf e le trovi nemmeno nelle brevi,
di alcuni dei quotidiani più importanti, ma oggi che il mondo è soprattutto web, non me ne vogliono i giornali, ma il giornale lo leggono in pochissimi ormai, una volta si leggeva addirittura, ormai l'ultimo gradino era leggerlo al bar, adesso ci sono anche i bar chiusi per il Covid purtroppo, quindi non è, se non è web, voglio dire, e forse bisogna davvero un piano ben studiato, strategico, per sfruttare anche questa cavalcata che porterà al 2023, dove avremo il più grande evento mondiale in Italia, insomma. Assolutamente. C'è un bel lavoro da fare. C'è un bel lavoro da fare. Noi il nostro lavoro anche oggi invece l'abbiamo fatto, la promozione del golf, come vedi, cara Silvia Odisio. Io voglio ringraziare anche tutti gli amici che ci seguono sul canale YouTube, perché Golf Television lo potete vedere sul digitale terrestre, in chiaro, non chiediamo liberamente. Il telecomando della vostra televisione di casa, vedete le nostre trasmissioni, sul sito internet c'è tutto il palinsesto, dalla Sicilia al Piemonte, alla Toscana, Liguria, al Lazio, ovunque voi siate, guardate dove vederci, poi in diretta streaming sul nostro sito internet e sul canale YouTube, che comunque il sito internet ha già qualcosa come 20.000 utenti unici che girano, che entrano a leggere le nostre notizie, i servizi che postiamo, ma il canale YouTube che fa negli ultimi 28 giorni, questi sono i dati recenti, siamo orgogliosi di dirlo perché proprio grazie a voi, siamo a oltre 25.000 visualizzazioni in mese di filmati andati in onda per più di 1.450 ore, sono dei risultati straordinari, grazie di tutto quindi cuore. Quindi oltre a seguirci su YouTube, seguiteci anche su Digitale Terrestre, certo. Parlatene con gli amici, raccontate di questa trasmissione dove c'è la lezione del maestro, le regole spiegate dal presidente degli arbitri. E dove anche, c'è Marco Lanza, sei un perfetto. Anche, lascia perdere, ma anche così noi cercheremo di migliorare il golf italiano. Grazie Silvio Diso per essere stata con noi, bella puntata. Grazie, ci siamo a voi. Divertiti, certo. Abbiamo parlato soprattutto di golf femminile, questo mi piace. L'appuntamento tra 7 giorni, restate con noi, mi raccomando.